Padre Pio e Don Dolindo Ruotolo, questo sacerdote napoletano, i due si sono riconosciuti nella santità, si sono stimati e si sono rispettati, tanto è vero che quelli di Napoli, quando venivano qui da Padre Pio, Padre Pio segnalava loro un santo napoletano, diceva: voi avete anche lì a Napoli un grande santo, perché fate tutto questo tragitto? Andate lì, andate da Don Dolindo. E Don Dolindo era desideroso di vedere da vicino Padre Pio e voleva la sua benedizione. Tanto è vero che un giorno un vescovo ausiliare di Napoli decise di venire qui a San Giovanni Rotondo. Lui fece di tutto per accompagnarlo perché voleva incontrarsi con Padre Pio. Quando i due finalmente si incontrano e si vedono, ecco, c'è un abbraccio tenero, si riconoscono, c'è questa esplosione di gioia nei loro cuori. E Padre Dolindo dice a Padre Pio: dammi la benedizione. Padre Pio dice: com'è possibile? Nella tua anima io vedo il paradiso, tu sei con gli angeli e i santi di Dio e chiedi a me la benedizione? E questo incontro lo descrive proprio Don Dolindo nella sua autobiografia, per cui ecco, i due sacerdoti santi hanno contribuito notevolmente alla crescita della nostra Chiesa, sono diventati per noi esempi luminosi, ci hanno indicato la strada, ma noi siamo qui oggi come Chiesa per dire a loro, che sono per noi di esempio, innanzitutto grazie perché voi ci avete dato il buon esempio, grazie perché voi siete per noi modello di santità, grazie per tutto quello che avete fatto, perché vi siete sacrificati, avete voluto salire sulla croce per provare la stessa passione di Gesù, ecco, avete voluto dare luce, no, alla nostra Chiesa. Quindi da una parte noi gli diciamo grazie, dall'altra parte vogliamo chiedere a questi nostri santi: indicateci la via, diteci il modo, come possiamo anche noi splendere di quella luce che viene dall'alto. Anche noi vogliamo abbeverarci alla stessa fonte della sapienza di Dio. Ecco, indicateci la via perché anche noi possiamo, come voi, essere quella luce luminosa per far crescere la Chiesa del Signore.